Come ringiovanire cellule dell'organismo dallo stato attuale allo stato di cellule staminali e addirittura embrionali? I fattori Yamanaka, cosa sono e come ha vinto il premio Nobel nella fisiologia e nella medicina del 2012? Sono Fulvio Dominici Cardino, presidente del Movimento Estensione Vita. Nel 2012 John B. Gordon e Shinya Yamanaka hanno vinto il premio Nobel per la fisiologia e la medicina per la loro ricerca sui fattori, detti poi fattori Yamanaka. I fattori Yamanaka si chiamano OCT3 o 4, SOX2, KF4 e CMYC. Sono un gruppo di proteine, sono dei fattori di trascrizione, abbiamo visto cosa sono questo nei video sulla scienza, che hanno un ruolo vitale nella creazione di induced pluripotent stem cells. Cioè cellule pluripotenti indotte, quindi cellule che hanno l'abilità di diventare qualunque altra cella nel nostro corpo. Per questo motivo sono chiamati in modo abbreviato iPSC, che sta appunto per Induced Pluripotent Stem Cells, e essenzialmente controllano come il DNA è copiato per la trascrizione in proteine. Nel 2006 il professore Shinya Yamanaka ha generato queste cellule pluripotenti indotte a partire da fibroblasti adulti umani. I fibroblasti sono cellule caratteristiche del tessuto connettivo che possono avere forme molto diversificate e il loro compito è quello di produrre la matrice connettivale. In pratica la matrice connettivale è una serie di molecole che sono destinate a sostenere gli altri tessuti, quindi sono un po' dappertutto. In condizioni fisiologiche proliferano e consentono così il ricambio cellulare oppure intervengono in caso di processo infiammatorio o nella guarigione di una ferita. Tutti noi ci siamo sviluppati a partire da cellule uovo fertilizzate. Durante i primi giorni dopo il concepimento, un embrione consiste di tutte cellule immature, ciascuna di esse è capace di svilupparsi in qualunque altro tipo di cellula che sia necessaria per formare poi un organismo adulto normale. Queste cellule sono chiamate cellule staminali pluripotenti perché hanno la potenzialità di svilupparsi in tantissime cose diverse. Col successivo sviluppo dell'embrione, queste cellule producono poi cellule nervose, muscolari, del fegato, del cuore e di ogni altro tipo. Ciascuna di queste categorie quindi è specializzata per fare una specifica operazione nel corpo adulto. Questo sviluppo da cellule immature a cellule specializzate si pensava che fosse unidirezionale, cioè fosse a senso unico, non potesse tornare indietro. Si pensava che queste cellule cambiassero in talmente tanto durante la maturazione che non fossero più capaci di tornare indietro allo stato immaturo o pluripotente. John B. Gordon ha scoperto nel 1962 che la specializzazione delle celle è in realtà reversibile. Un esperimento che è diventato un classico ha rimpiazzato il nucleo cellulare immaturo in una cellula uovo di una rana con il nucleo di una cellula matura intestinale. Questa cellula uovo modificata si è sviluppata poi in un normale girino. Si è dimostrato così che il DNA della cellula matura contiene ancora tutte le informazioni necessarie per sviluppare tutte le cellule della rana. Shinya Yamanaka, più di 40 anni dopo, ha scoperto che questo può essere fatto non soltanto a partire da una cellula embrionale, ma in realtà partendo da una cellula somatica, una cellula definitiva, così del corpo, riprogrammandola. Separato quindi da cellule staminali embrionali, queste cellule sono state inizialmente isolate nel topo da Martin Evans, che ha vinto il primo Nobel nel 2007, e Yamanaka ha cercato di trovare quali fossero i geni che le mantenevano immature. Dopo aver trovato una serie di questi geni, ha provato a vedere se qualcuno di questi potesse riprogrammare cellule mature per farle diventare cellule staminali pluripotenti. Quindi non più partendo dalla cellula embrionale, ma partendo direttamente da quella adulta, dando questi fattori che sono stati studiati, che ha rilevato però nella cellula staminale embrionale. Come detto, Yamanaka e i suoi collaboratori hanno introdotto questo tipo di geni in differenti combinazioni in cellule già mature, e tipicamente sono apparite da cellule del tessuto connettivo, i fibroblasti. Esaminando i risultati al microscopio, hanno finalmente trovato una combinazione che funzionava. E questa ricetta, tutto sommato, è perfino molto semplice. Introducendo quattro geni assieme, hanno potuto riprogrammare i loro fibroblasti in cellule staminali immature. E poi hanno visto che queste cellule staminali pluripotenti indotte, iPS in gergo, si potevano sviluppare dentro cellule mature come quelle dei fibroblasti, delle cellule nervose e dell'intestino. Questa ricerca, che dimostrava come le cellule mature potessero essere riprogrammate in cellule staminali pluripotenti, è stata pubblicata nel 2006 ed è stata immediatamente considerata un grandissimo risultato scientifico. Il nucleo di questo tipo di scoperta è proprio questo concetto che le cellule già adulte, in certe circostanze, possono tornare indietro. Quindi vuol dire che anche se il loro genoma ha avuto delle modifiche durante il loro sviluppo, queste modifiche non sono irreversibili.
questo è molto importante. Negli anni successivi poi si è dimostrato che queste cellule pluripotenti staminali indotte possono produrre qualunque tipo di cellula dell'organismo, proprio tutte. E molti altri ricercatori nel mondo hanno utilizzato questo tipo di tecnologia per avere risultati veramente spettacolari nel campo della medicina e della medicina rigenerativa e così via, che in alcuni casi non sono ancora chiari per il grande pubblico, ma sono veramente spettacolari. Per esempio, pensiamo a individui con diversi tipi di malattie. È possibile prendere delle cellule della pelle molto facilmente, riprogrammarle, dopodiché è possibile produrre da queste cellule pluripotenti, staminali, indotte, qualunque altro tipo di cellula dell'organismo sano. Andando poi a guardare la differenza fra quelle e quelle effettive del paziente, è possibile individuare quali sono i problemi. E questo è uno strumento fantastico, perché si parla delle cellule del paziente specifiche, non quelle di qualcun altro o di generiche cellule standard della pelle, dell'intestino. No, sono proprio quelle di quel paziente lì, come se fosse un bambino che si è appena evoluto, quindi sano e pulito. È possibile quindi guardare queste differenze e capire molto bene dove intervenire. Per quanto riguarda l'antinvecchiamento, le tecnologie anti-age, questo è fantastico, perché si è visto che non solo in vitro, quindi in laboratorio, ma anche in vivo, cioè nei corpi, è possibile indurre questo effetto. Ci sono quindi tutta una serie di ricerche in corso che puntano a portare questo tipo di tecnologia all'uso generale. Si pensa, per esempio, che sia possibile prendere un piccolo campione di pelle da una persona anche anziana, indurre questo ringiovanimento con i fattori Yamanaka, ottenere quindi delle cellule staminali totipotenti che possono essere poi, per esempio, reiniettate nel midollo osseo. Da lì possono poi migrare nei tessuti in cui c'è bisogno, a seguito di altri trattamenti anche, e fare sì di ringiovanire l'intero paziente. Questo è uno dei processi che stanno venendo studiati. C'è una serie di società come Altos Labs, finanziata da Jeff Bezos con 3 miliardi di dollari, che sta studiando proprio questo tipo di applicazione per le persone in generale. L'idea è che c'è quello chiamato uno sweet spot, un punto molto interessante, molto preciso, nel quale questo ringiovanimento debba essere fermato, per fare sì che l'organismo nel suo complesso torni verso l'epoca dei 20-30 anni e non di meno, perché se si torna indietro troppo è possibile che si producano degli effetti molto negativi. Chiaramente se uno torna ad essere un embrione non funziona più come adulto 20-30enne, quindi è bene fermare questi effetti ad un certo punto. Quello che si è notato da ricerche recenti è che questo andamento è piuttosto lineare, quindi possiamo introdurre questi fattori, far ringiovanire l'organismo, fermarli in un punto specifico e non esagerare quindi con il trattamento. Trattamento che può anche essere ripetuto magari periodicamente ogni 20-30 anni. Quindi questo tipo di tecnologia è del tutto eccezionale e rivoluzionaria. Sentiremo parlare ancora molto dei fattori Yamanaka in tanti dei nostri video sulla scienza e sulle ricerche e in un prossimo futuro su prodotti che potremo assumere quando saranno disponibili e sicuri per tutti. Noi saremo i primi a parlarvene e a proporveli. E il tutto è molto eccitante ed è estremamente serio e scientifico. Ci sono premi Nobel dietro, ci sono ricercatori significativi. Yamanaka è stato assunto dall'Altos Labs, che è il centro di ricerca finanziato da Jeff Bezos, l'uomo più ricco del mondo. Quindi tutto questo ci fa ben sperare sullo sviluppo futuro di questo tipo di tecnologie veramente, veramente promettenti per l'antinvecchiamento. Nel frattempo, per i prossimi 10-15 anni, in attesa che arrivino poi per il grande pubblico, è bene fermare o rallentare il più possibile il nostro invecchiamento cellulare tramite trattamenti un po' più tradizionali, con integratori specifici, altri tipi di sostanze già testate, già collaudate, che noi vi andiamo proponendo sulla nostra piattaforma e di cui quindi voi sarete edotti per primi quando escono man mano, e che fanno parte di protocolli che vi proporremo e che potrete seguire per poter arrivare più o meno a metà degli anni 30 del 2000 ad accedere invece a questo tipo di trattamenti estremamente più definitivi, rivoluzionari ed avanzati. Se questi video ti sono graditi, puoi mostrare il tuo supporto registrandoti gratuitamente al Movimento Estensione Vita e facendo registrare coloro che ritieni possano essere interessati alle tematiche che trattiamo. È molto facile. Basta scrivere mev.cx su qualsiasi browser e verrai trasportato alla pagina di registrazione. Siccome le email possono spesso finire nello spam, sarebbe molto importante che tu ci indicassi anche il tuo numero di telefono. Noi non chiamiamo mai nessuno, utilizziamo il numero solo per inviare brevi messaggi con WhatsApp, Telegram o SMS al fine di segnalare l'uscita di nuovi video o eventi particolarmente importanti per il nostro pubblico. Ricorda che il Movimento Estensione Vita non vende nulla e non condivide i dati dei suoi utenti con nessuno. Quindi non ti arriverà mai pubblicità. Ti racconteremo solo quello che c'è di prodotti disponibili e poi sarai tu a decidere se e cosa assumere, parlandone sempre col tuo medico di fiducia, perché la medicina ufficiale è importante e vanno seguite le indicazioni dei medici ufficiali. Non diciamo che questa cosa si va a sostituire a una vita sana e a una dieta sana e al fatto di andare a farsi controllare tutte le volte che serve e assumere tutti i medicinali che ci vengono prescritti. Questo è un potenziamento che ci fa rimanere operativi, lucidi e in grado di goderci la vita.
Tutte le nostre attività sono no profit e hanno il solo scopo di informare il pubblico italiano sulle nuove possibilità e ricerche nel campo dell'anti-age, dell'anti-invecchiamento. È un settore che evolve molto rapidamente, quindi assicurati di mettere un like nei canali social che preferisci o direttamente su YouTube, in modo da non perdere nessun aggiornamento sulle tecnologie importanti per la tua vita estesa. Dimostraci di gradire il nostro lavoro iscrivendoti, facendo iscrivere e condividendo i nostri contenuti sui tuoi canali social e con coloro ai quali tieni di più. Mi fa personalmente molto piacere leggere i commenti, partecipa anche tu, condividi sui nostri canali ogni domanda o suggerimento, noi ti risponderemo il più velocemente possibile. Ci piace parlare con te, scrivi anche solo qualche parola di supporto. Grazie. Noi ti consideriamo parte di una grande famiglia e vorremmo che tu ci aiutassi facendo la cosa migliore non solo per te, ma anche per quelli a cui vuoi bene. Noi ci teniamo davvero a te. Per il momento è tutto, lunga vita e prosperità.